Questa è la terza serata dedicata al Purgatorio e questa sera noi parleremo della più grande passione che ha Dante, che è la passione per l'arte, la passione per la poesia. Abbiamo visto che il Purgatorio è la cantica più terrena, è la cantica anche dove i sentimenti, gli affetti, le amicizie sono presenti più che in tutte le altre cantiche, proprio perché Dante ci sta dicendo che il viaggio che noi affrontiamo qui sulla terra assomiglia di più al viaggio del Purgatorio piuttosto che al viaggio dell'inferno o al viaggio del paradiso. E allora Dante vuole farci sperimentare quella che è la condizione esistenziale, il metodo che noi dobbiamo utilizzare per camminare come in un pellegrinaggio, tutti assieme, in una compagnia umana, come il popolo in cammino che sta salendo sulla montagna del Purgatorio. Ebbene, Dante quindi farà una digressione su tutta la poesia e la letteratura, partendo dalla letteratura antica, quindi partendo dagli autori antichi, in particolar modo l'incontro con Stazio nei canti ventunesimo e ventiduesimo, per poi arrivare alla letteratura a lui più contemporanea, quindi la poesia comico-realistica con l'incontro con Forese Donati e poi la letteratura siculo-toscana, l'incontro con Bonaggiunta Orbiciani e poi l'incontro con il sommo maestro del Dolce Stil Novo, con colui che ha dato avvio a Dolce Stil Novo, ovvero Guido Vinizelli. E tutto questo accade mentre Dante sta camminando attraverso le diverse balze che rappresentano i vizi capitali. Quindi Dante passa attraverso la quarta balza, che è quella degli accidiosi, dove le anime purganti devono correre con grande rapidità. Questa è una pena del contrapasso per contrasto, come in vita loro hanno visto il bene, ma si sono mossi con poca volontà, così ora invece devono essere attivi, vivaci, dinamici, per salire sulla montagna. E poi Dante passerà lungo la balza degli avari e dei prodighi, che invece sono seduti e guardano il terreno, hanno il volto rivolto a terra. E questa è la quinta balza. E poi si passerà nella sesta balza, che è quella dei golosi, dove troverà dei volti che sono tutti smunti, emaciati, tanto che attraverso la pelle si vedono addirittura le ossa. E nella settima e ultima balza, incontrando i lussuriosi, Dante vedrà delle fiamme che contengono all'interno due gruppi di anime che si muovono in direzione opposta e che poi a un certo punto si abbracciano e si baciano. Dante ad un certo punto sente un terremoto e si spaventa, e incontrando un'anima chiede quali siano le ragioni di questo terremoto. E allora l'anima risponde che nel purgatorio non possono esserci agenti atmosferici, non può esserci la pioggia, la neve, tantomeno può esserci un terremoto. Quando la terra trema è perché un'anima è diventata pura, si è purificata ed è pronta a salire verso il cielo. E quest'anima dice: sono io che mi sono purificato. E allora l'anima si presenta con una ambizione bellissima, una delle più belle di tutta la Divina Commedia, che assomiglia molto a quella di Virgilio, quando Virgilio si era presentato nel canto primo dell'Inferno a Dante. L'anima di cui stiamo parlando è l'anima di Stazio, che visse tra il 40 e il 96 dopo Cristo. Nacque a Napoli, si trasferì a Roma, scrisse la Tebaide, scrisse l'Achilleide e poi le Silve. Ma Dante non conosce tutti questi particolari. Nel Medioevo non c'era la possibilità di fare le ricerche come le facciamo noi oggi. Dante addirittura confonde lo Stazio poeta con lo Stazio retore, nativo di Tolosa. E Dante non sa che Stazio ha scritto anche le Silve. Aveva a mente soltanto Tebaide ed Achilleide. Le Silve verranno scoperte soltanto in epoca umanistica. Ma noi lo perdoniamo Dante, perché ovviamente la visione, la presentazione che lui ci fa di Stazio è davvero una presentazione bellissima. Stazio dice: nel tempo che il buon Tito, con l'aiuto del sommo regge, vendicò le fora onde scì il sangue per Giuda venduto,
col nome che più dura e più onora, ero io di là, famoso assai, ma non con fede ancora. Tanto fu dolce il mio vocale spirito, che il tolosano a sé mi trasse Roma, ove meritai le tempie ornar di mirto. Stazio ancor di là la gente mi nova. Cantai di Tebe e del grande Achille, ma caddi in via con la seconda soma. Al mio ardor fuor seme le faville che mi scaldà della divina fiamma, onde sono allumati più di mille. Dell'Eneida dico, la quale mamma fummi e fummi nutrice poi tanto. Senza essa non fermai peso di dramma, e per essere vivuto, quando visse Virgilio, assentirei un sol più che non degno al mio uscir di bando. Stazio si presenta dandoci dei particolari uno dopo l'altro. Ho vissuto all'epoca in cui Tito, con l'aiuto di Dio, ha vendicato l'uccisione di Cristo in croce. Ho vissuto quindi nel 70 dopo Cristo, quando c'è stata la distruzione del Tempio di Gerusalemme, che Dante, rifacendosi alla cultura in cui viveva lui, concepiva come quasi una vendetta di Dio per l'uccisione di Cristo in croce. In realtà Tito in quell'anno, nel 70, non era imperatore, perché l'imperatore era il padre Vespasiano. In quegli anni c'era la dinastia dei Flavi. Vespasiano aveva iniziato lui l'assedio del Tempio di Gerusalemme nel 66, in seguito alla rivolta giudaica, e nel 69, quando Vespasiano viene nominato imperatore, lascia il comando delle operazioni militari al figlio Tito, il quale, preso dal desiderio, ci dice Tacito, di ritornare in fretta a Roma, prende la città di Gerusalemme con un assedio per fame. È un assedio vergognoso per i romani, perché i giudei che erano asserragliati in Gerusalemme, probabilmente in numero di 500.000, muoiono per fame e alcuni arrivano al cannibalismo, come ci racconta Giuseppe Flavio nella guerra giudaica. Vespasiano è imperatore da 69 al 79 e Tito succederà a Vespasiano dal 79 all'81, proprio quando c'è stata l'eruzione del Vesuvio che ha sommerso Pompei, 79 d.C., e Tito ha mostrato grande capacità nel gestire questa situazione straordinaria. Ed è per questo che Tacito dice che Tito è stato denominato delizia del genere umano. Ecco perché Dante dice nel tempo che il buon Tito. Tito ha avuto fama di grandissimo imperatore. Qualche storico dice anche perché ha regnato soltanto 2 anni. Probabilmente avesse regnato più anni, avrebbe magari manifestato anche un carattere diverso. Quello che noi dobbiamo vedere è che Tito senz'altro fu sempre presente quando c'erano carestie, pestilenze o c'è stata la devastazione del Vesuvio. Ecco, io ho vissuto all'epoca in cui Tito ha distrutto il Tempio di Gerusalemme. E ho vissuto con il nome che più dura e più onora. Cioè, sono stato poeta. Una volta ancora torna il tema della fama. Ma per Dante la vera fama è quella che si acquista quando si realizza, si crea qualcosa di vero e di duraturo. Per Dante la vera fama è quella che si consegue con l'arte, con la poesia, creando qualcosa che possa eternare quello che si canta. Bene, io ho vissuto con il nome che è più dura e più onora. E il mio vocale spirito, cioè la mia capacità poetica, fu così bella che anche se nativo di Tolosa, venni chiamato a Roma. E qui c'è quel dettaglio che abbiamo detto che non coincide con la realtà, ovvero Dante confonde lo Stazio retore con lo Stazio poeta. E Stazio poi a questo punto dice: sono stato poeta e ho scritto la Tebaide. La Tebaide è il poema dei 7 contro Tebe. È quel poema in cui si racconta della lotta tra Eteocle e Polinice, i figli di Edipo. Una lotta che porta addirittura
alla morte reciproca dei due. Edipo, dopo un anno di governo a Tebe, avrebbe dovuto cedere il governo a Polinice, ma non mantiene la promessa. Ed ecco che Polinice con altri grandi partono per conquistare Tebe, ma diventa una guerra fratricida. Gli ultimi due che rimangono sono proprio i due fratelli, Euteucle e Polinice, che si uccidono. E la pira del loro funerale si divide in due. È la fiamma biforcuta di cui Dante parla nel canto 26esimo dell'Inferno, quando si parla di Ulisse e Diomede. Ma la Tebaide è saccheggiata da Dante in tutta la Divina Commedia, perché quando Dante parla di Dido e Menalippo, del conte Ugolino, è un episodio sempre preso dalla Tebaide. Quando tra poco noi sentiremo parlare della Baglia Ipsipile, ancora un episodio preso dalla Tebaide. Tantissimi sono i luoghi in cui torna la Tebaide. Potremmo dire che dopo l'Eneide la Tebaide è il poema più presente all'interno della Divina Commedia. È l'opera che Dante ha più cara. È per questo che Dante incontra Stazio qui nel Purgatorio. Ho scritto la Tebaide e ho scritto anche l'Achilleide, il poema del grande Achille, che avrebbe dovuto raccontare dalla nascita di Achille fino alla sua morte. Purtroppo però l'Achilleide termina al secondo libro, per cui abbiamo veramente una parte molto ridotta del poema. E a questo punto Stazio, che non sa di avere davanti a sé Virgilio, dice che il suo ardore poetico, il suo desiderio di scrivere, la sua passione è nata grazie alla lettura dell'Eneide, la quale è stata mamma per me, mi ha fatto nascere, ma addirittura è stata per me nutrice, mi ha fatta crescere. Non ho scritto neanche mezzo verso senza aver come punto di riferimento il maestro Virgilio. Tanto che Stazio arriva ad affermare un'affermazione, una frase che è quasi blasfema. Io starei qua un anno in più di quanto io non debba stare qui pur di poter incontrare Virgilio. E non sa di aver davanti a sé Virgilio. Qui si crea una sorta di scenetta teatrale, perché Dante vorrebbe subito parlare con Stazio e dirgli: guarda che questo maestro che mi sta portando sulla cima del Purgatorio è proprio quel Virgilio da cui tu hai preso la forza per raccontare degli uomini e degli eroi. Ma Virgilio, pur tacendo, dice: taci. Virgilio non parla, ma gli fa cenno di non dire nulla, di non esprimere nulla. Ma non può tutto, la virtù che vuole, la volontà non può tutto. E Dante manifesta un lampeggiar di riso, sorride. E Dante lo spiega anche perché nelle persone che sono più veraci, cioè che sono più veritiere, è difficile recitare e nascondere i sentimenti che provi. Quindi Dante, che si sente sincero, senza maschere, manifesta un sorriso. E a questo punto Stazio chiede ragione di questo sorriso a Dante. Perché tu poco fa hai manifestato un lampeggiar di riso? Perché ridi? C'è qualcosa di quello che io ho detto nella presentazione? Due persone si stanno incontrando, l'altro ride. Qual è il motivo di questo sorriso? E a questo punto Dante ovviamente chiede conforto a Virgilio, vorrebbe poter dare una risposta, e a questo punto Virgilio dà l'assenso. E Dante allora rivela a Stazio che quella persona che è lì al suo fianco è proprio quel Virgilio da cui lui ha tratto la forza per scrivere le sue opere. È bellissimo questo episodio, perché Dante ci sta parlando una volta ancora non solo della virtù dell'amicizia, ma anche dell'importanza di avere un maestro. Il maestro non è importante soltanto per un ragazzo, non è importante solo per un giovane, ma è importante per chiunque. Il maestro è una persona
che tu giudichi e vedi autorevole, una persona che ha qualcosa di significativo da dire nella tua esistenza e sulla tua esistenza. Il maestro non è una persona autoritaria, ma una persona che scommette sulla tua libertà. E stazio vedendo qui Virgilio si getta ai suoi piedi, come per abbracciare i suoi piedi, ma Virgilio gli chiede di rialzarsi, perché lui è ombra, sono tutte e due ombra, non si possono abbracciare. E Stazio allora dice: adesso tu puoi intendere, capire qual è l'affetto che io nutro per la tua persona, quando dimentico addirittura che noi siamo incorporei. Ma la scena teatrale, il dialogo prosegue. Anzi, pensate che Stazio, che si è purificato, diventerà compagno di viaggio di Dante e di Virgilio, proprio come in un pellegrinaggio, proprio come se stessimo andando a Santiago de Compostela, quando magari uno parte da solo e poi il numero delle persone si arricchisce. E allora Virgilio gli dice: allora adesso che ci siamo conosciuti, adesso che sappiamo che nutriamo un reciproco affetto, scusami se io mi sbilancio nel dirti e farti domande che sono totalmente vere, spontanee e sincere. E Virgilio chiede a Stazio come sia possibile che nel suo petto, nel suo cuore, sia albergata l'avarizia. Io ti ho visto lì tra gli avari e profughi. Come è possibile che una persona saggia come te sia stata avara? Dobbiamo ricordare che per il saggio antico l'avarizia era veramente un grande difetto, e per la cultura antica in medio sta virtus, la virtù è moderazione, est modus in rebus, c'è una misura nelle cose. Com'è possibile che tu sia stato avaro? E allora Stazio rivela che in realtà lui fu così lontano dall'avarizia che cadde nel vizio opposto, quello della prodigalità. Quindi la prodigalità era utilizzare il proprio denaro anche per gli amici, per banchetti, per feste, però senza misura. E quindi il denaro alla fine diventava un bene più grande di quello che era, non più mezzo, ma rischiava di diventare bene assoluto, proprio come per l'avarizia. E gli dice: se non fosse che io intesi là dove tu chiami, perché non reggi, o sacca fame dell'oro, l'appetito dei mortali, voltando sentirei le giostre grame. E qui Stazio sta dicendo che lui non si trova tra gli avari prodighi dell'inferno, nel canto settimo, là dove i dannati voltan pesi per forza di poppa. Quindi i macini che voltavano le anime degli avari prodighi erano talmente pesanti che le mani ritornavano al petto e sembrava che fossero spinti i macini con la forza del petto. Non mi trovo lì all'inferno, perché io intesi, ho capito, là dove tu gridi, perché non reggi tu, o saccafame dell'oro, l'appetito dei mortali, che è una traduzione erronea, sbagliata, ma Dante il latino lo conosce bene, quindi dovremmo andare a cercare di capire perché Dante traduce in maniera erronea e diversa quelli che sono i versi del terzo libro dell'Eneide, in cui si parla di Polidoro. Il libro terzo dell'Eneide è un libro che era già stato utilizzato da Dante nell'episodio di Pierre della Vigna. Se ricordate quel quid miserum enea laceris, quando Polidoro dice: perché Enea tu mi lasceri, era diventato: perché mi schianti, perché mi scelti. Adesso invece Dante preleva un'altra parte. L'episodio di Polidoro vale la pena ricordarlo molto rapidamente. Polidoro era il più piccolo dei 50 figli di Priamo. Quando Priamo aveva visto che le sorti della roccaforte di Troia ormai erano perdute, decise di dare al figlio più piccolo, Polidoro, tutto il tesoro della roccaforte di Troia, e lo mandò dallo zio Polinestore. Polinestore, secondo la tradizione, era zio di Polidoro, oppure qualche altra tradizione dice che era un cugino, comunque senz'altro era un parente.
Quando Polidoro arriva sulle coste della Tracia con tutto l'oro, con tutte le ricchezze, Polinestore decide di ucciderlo e una pioggia di dardi, si racconta nell'Eneide, cade su di lui e appena muore lui si trasforma in pianta e i dardi, le frecce si trasformano in rami. Ed Enea, fuggendo anche lui da Troia con Anchise e altri, è arrivato lì sulle coste della Tracia, per tre volte cerca di spezzare un ramoscello ed esce nel sangue. Alla terza volta, che è segno della veridicità nella cultura antica, nella cultura romana, questo ramoscello parla e dice: io sono Polidoro, e racconta tutta la sua vicenda, racconta tutta la sua storia, racconta di come è stato ucciso da quel parente. E alla fine dice: quid non mortalia pectora cogis sacra famis auri. A che cosa non induci tu, o esecranda fame dell'oro, il cuore degli uomini? A che cosa non induci il petto degli uomini, o fame dell'oro, che a volte è biasimevole, perché uno arriva ad uccidere per avere più soldi? E io ho capito il messaggio, sta dicendo Stazio, per fortuna ho capito là dove tu stai parlando all'uomo e stai dicendo all'uomo di utilizzare il denaro come mezzo, non tanto come fine. Allora a questo punto Virgilio dice e chiede: ma a me non sembra che quando tu hai scritto la Tebaide tu fossi cristiano. Quando è che ti sei convertito? Come ti sei convertito? E qui guardate la stima, la gratitudine che Stazio ha nei confronti di Virgilio è grandissima, perché Stazio dice: per te fui poeta, per te io fui cristiano, a te io devo tutto. E soprattutto mi sono convertito quando tu hai scritto la quarta egloga, la quarta bucolica, là dove tu hai parlato di quel fanciullo che verrà dal cielo e torneranno i Saturni a regna, torneranno quindi i regni, tornerà i regni dell'antichità, tornerà l'età dell'oro e ritornerà la pace, ritornerà una nuova stirpe umana. Ecco, noi ora sappiamo bene che Virgilio in realtà, quando parlava nella quarta egloga, alludeva alla nascita del figlio di Asinio Pollione, che era quel console che aveva salvaguardato le sue terre nel 42 a.C. ma nell'età medievale quella egloga era stata letta come la profezia dell'avvento di Gesù Cristo e Virgilio era sentito quindi come profeta, presago di quello che sarebbe accaduto pochi decenni più tardi. E allora, leggendo quella egloga, io ho capito. Ma perché ha capito? Stazio spiega. Adesso stendo la mano per colorare meglio all'interno della sinopia. Bellissima l'immagine che fa Stazio. Con la commedia si può davvero affrontare qualsiasi tipo di disciplina. Dice: per adesso il mio racconto è come soltanto la sinopia di un affresco. E quindi è come se uno scavasse, incidesse un po' nel muro che si deve affrescare. Ma adesso io stenderò il colore, ti farò capire meglio. Io ho iniziato a frequentare i cristiani a Roma e il loro comportamento era così bello che si consonava a questa nuova dinastia, a questa nuova stirpe umana di cui tu raccontavi nella quarta egloga. E quando Domiziano iniziò a perseguitare i cristiani, io non rimasi senza lacrime, non rimasi senza pianto, ma per accidia fui chiuso cristiano e sono rimasto per 400 anni nella balza degli accidiosi e scopriamo che altri 500 anni è rimasto nella balza degli avari e prodighi. Questo è il punto del purgatorio in cui noi capiamo come funziona il purgatorio di Dante, perché noi scopriamo
per la prima volta, perché le altre volte le anime purganti non raccontavano tutte le basi dove erano stati. È la prima volta che un'anima racconta dove è stato. 500 anni tra vari prodighi, 400 anni tra gli accidiosi. Bene, se è morto nel 96, rimangono 204 anni che lui deve aver trascorso, non sappiamo in quale proporzione e in che modo, nelle prime tre balze. Mentre nell'ultima balza, nelle ultime due balze, quella dei golosi e quella dei lussuriosi, Stazio non rimarrà, perché a questo punto lui può accedere al paradiso terrestre e quindi può accedere all'Etere. Quindi Stazio deve tutto, non solo la sua passione, la sua notorietà come poeta, ma deve anche la sua conversione a Virgilio. Ed è per questo che nel canto in cui si racconta di questo incontro i richiami al testo virgiliano, all'Eneide, sono precisissimi, sono dei centoni. Negli altri posti, in altri luoghi, noi avevamo trovato allusioni, cioè delle parti che sono riprese non proprio parola per parola, ma che sono inequivocabilmente riprese nell'altro testo. Qui Dante addirittura traduce questi testi come omaggio a Virgilio, anche perché Virgilio tra poco tempo se ne andrà. E allora, con l'incontro tra Dante e Stazio, tra Virgilio e Stazio, si crea una compagnia umana che camminerà nei prossimi canti verso la sommità del Purgatorio. Canto ventunesimo, dal verso 40. Quei cominciò, cosa non è che senza ordine senta la religione della montagna o che sia fuor d'usanza. Libero è qui da ogni alterazione, di quel che il ciel da sé in sé riceve esserci puote e non d'altro cagione. Perché non pioggia, non grando, non neve, non rugiada, non brina più su cade che la scaletta di 3 gradi breve. Nuvole spesse non paion né rade, né conoscar, né figlia di Taumante che di là cangia sovente contrade. Secco vapor non surge più avante cal sommo di 3 gradi ch'io parlai, dov'ha il vicario di Pietro le piante. Trema forse più giù poco o assai, ma per vento che in terra si nasconda, non so come, quassù non tremò mai. Tremaci quando alcuna anima monda sentesi, sì che surga o che si muova per salir su, e tal grido seconda. Della mondizia sol voler fa prova, che tutto libero a mutar convento, l'alma sorprende e di voler le giova. Prima vuol ben, ma non lascia il talento che divina giustizia contra voglia, come fu al peccar, pone al tormento. E io che son giaciuto a questa doglia 500 anni e più, pur mo sentì libera volontà di miglior soglia. Però sentisti il tremoto e li pii spiriti per lo monte render lode a quel Signor che tosto su l'invii. Così ne disse, e però che il si gode tanto del ber quant'è grande la sete, non saprei dir quant'el mi fece prode. E il savio duca, omai veggio la rete che qui v'impiglia e come si scalappia perché ci trema e di che congaudete. Or chi fosti, piacciati ch'io sappia e perché tanti secoli giaciuto qui sé
nelle parole tue mi cappia. Nel tempo che il buon Tito, con l'aiuto del sommo rege, vendicò le fora, onduscì il sangue per Giuda venduto, col nome che più dura e più onora ero io di là, rispose quello spirito, famoso assai, ma non con fede ancora. Tanto fu dolce mio vocale spirito che Tolosano a sé mi trasse Roma, dove mertai le tempie ornar di mirto. Stazio, la gente ancor di là mi noma, cantai di Tebe e poi del grande Achille, ma caddi in via con la seconda soma. Al mio ardor fu or seme le faville, che mi scaldar della divina fiamma onde sono allumati più di mille. Dell'Eneida dico, la qual mamma fummi e fummi nutrice poetando, senz'essa non fermai il peso di dramma. E per esser vivuto di là, quando visse Virgilio, assentirei un sole più che non deggio al mio uscir di bando. Volser Virgilio a me queste parole col viso che, tacendo, disse: taci, ma non può tutto la virtù che vuole, che riso e pianto son tanto seguaci alla passion di che ciascun si spicca, che men seguono il voler dei più veraci. Io pur sorrisi come l'uom cammicca, perché l'ombra si tacque e riguardommi negli occhi ove il sembiante più si ficca. E se tanto lavore in bene assommi, disse, perché la tua faccia a te steso un lampeggiar di riso dimostrommi? Or son io d'una parta ed altra preso, l'una mi fa tacere, l'altra scongiura ch'io dica, ond' io sospiro e sono inteso dal mio maestro, e non aver paura mi dice di parlare, ma parla e digli quel che dimanda con cotanta cura. Ond'io, forse che tu ti meravigli, antico spirito, del rider ch'io fei, ma più d'ammirazion vo che ti pigli. Questi che guida in alto gli occhi miei è quel Virgilio dal qual tu togliesti forza a cantar degli uomini e di dei. Se cagione altra al mio rider credesti, lasciala per non vera ed esser credi quelle parole che di lui dicesti. Già si inchinava ad abbracciar i piedi al mio dottor, ma el gli disse: frate, non far, che tu sei ombra e ombra vedi. Ed ei sorgendo: or puoi la quantitate comprender dell'amor che a te mi scalda, quand'io dismento nostra vanitate trattando l'ombre come cosa salda. Canto 22° del Purgatorio, dal verso 10. Virgilio incominciò: amore acceso di virtù, sempre altro accese, purché la fiamma sua paresse fore, onde dall'ora che tra noi discese nel limbo dell'inferno giovenale, che la tua affezion mi fe palese, mia benvoglienza in verso te fu quale più strinse mai di non vista persona, sicor mi parran corte queste scale. Ma dimmi, e come amico mi perdona se troppa sicurtà m'allarga il freno, e come amico ormai meco ragiona, come poté trovar dentro al tuo seno loco avarizia,
tra cotanto senno di quanto per tua cura fosti pieno. Queste parole stazio mover fenno, un poco a riso pria, poscia rispuose: ogni tuo dir d'amor me caro cenno. Veramente più volte appaion cose che danno a dubitar falsa matera per le vere ragioni che son nascose. La tua dimanda, tuo creder m'avvera, esser chi fossi avaro in l'altra vita, forse per quella cerchia dov'io era. Pur sappi che avarizia fu partita troppo da me, e questa dismisura migliaia di lunari hanno punita. E se non fosse ch'io drizzai mia cura, quand'io intesi là dove tu chiame, bruciato quasi all'umana natura, perché non reggi tu, o sacra fame, de l'oro l'appetito dei mortali? Voltando sentirei le giostre grame. Allor m'accorsi che troppo aprir l'ali potean le mani a spendere, e pentemmi così di quel come degli altri mali. Quanti risurgeranno coi crini scemi per ignoranza, che di questa pecca toglie il penter vivendo e nell'istremo. E sappia che la colpa che rimbecca per dritto opposizione alcun peccato, con esso insieme qui suo verde secca. Però s'io son tra quella gente stato che piange l'avarizia per purgarmi, per lo contrario suo m'è incontrato. Or, quando tu cantasti le crude armi della doppia tristezza di Giocasta, disse il cantor dei bucolici carmi, per quello che Clio teco lì tasta, non par che ti facesse ancor fedele la fede, senza qual ben far non basta. Se così è, qual sole o qual candele ti stenebraron sì che tu drizzasti poscia di retro al pescator le vele? Ed egli a lui: tu pria inviasti verso Parnaso a verne le sue grotte, e prima presso Dio m'alluminasti. Facesti come quei che va di notte, che porta il lume dietro a sé, e se non giova, ma dopo sé fa le persone dotte. Quando dicesti: secol si rinnova, torna giustizia e primo tempo umano, e progenie scende da ciel nova. Per te, poeta fui, per te, cristiano, ma perché veggi mei ciò ch'io disegno, a colorare stenderò la mano. Già era il mondo tutto quanto pregno della vera credenza, seminata per i messaggi dell'eterno regno, e la parola tua sopra toccata si consonava a nuovi predicanti, un Dio a visitarli presi usata. Vennermi poi parendo tanto santi che, quando Domizian li perseguette, senza mio lagrimar non fur lor pianti. E mentre che di là per me si stette, io li sovvenni e i lor dritti costumi per dispregiare a me tutte altre sette. E pria ch'io conducessi i greci ai fiumi di Tebe poetando, ebbi io battesmo, ma per paura chiuso cristian fummi, lungamente mostrando paganesmo. E questa tepidezza il quarto cerchio cerchiar mi fe più che il quarto centesimo. Tu dunque
che levato hai il coperchio che m'ascondeva quanto bene io dico, mentre che del salire avem soverchio, dimmi dov'è Terenzio nostro antico, Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai, dimmi se son dannati e in qual vico. Costoro e Persimo e io e altri assai, rispose il duca mio, siam con quel greco che le muse lattar più ch'altri mai, nel primo cinghio del carcer cieco. Spesse fiate ragioniam del monte che sempre ha le nutrice nostre seco. Euripide Benosco e Antifonte, Simonide, Agatone e altri più greci che già di lauro ornar la fronte.